Auban anche quest'anno porta avanti una bellissima iniziativa per ospitare i bambini di Chernobyl. Molte le famiglie che hanno risposto. C'è molta preoccupazione tra la gente per la situazione attuale dell'ospedale. Per l'inciviltà dei padroni a pagarne il prezzo sono i commercianti. Una serata con Auban. Presentato il progetto 2023 per ospitare i bambini di Chernobyl. Buonasera a tutti, sapevamo che questa sera ci si trovava a Villa Caterra per parlare dell'edizione ormai imminente di Chernobyl, un meccanismo ormai oliato che ha avuto la sua tappa di blocco, diciamo, per il periodo che tutti conosciamo, ma insomma direi che ormai a livello di organizzazione siete super esperti. Ecco, è cambiato però qualcosa nelle regole dell'associazionismo, perché sono diventati un po' più stringenti in questi ultimi anni. Bella domanda, io le rispondo immediatamente che noi come AUAN ci siamo adeguati al RUNTS, registro unitario testo nazionale a Roma, e noi siamo diventati da ONLUS ODV con tutti i sacri crismi e siamo registrati a Roma, questo è importante. A parte questo aspetto solamente burocratico, la domanda è complicata perché con l'avvento del Covid e poi della guerra, niente è più come prima. Partiamo dopo 3 anni e mezzo e noi dell'AVA abbiamo avuto, come diceva un famoso leader americano, You Have a Dream, un grande sogno per l'anno prossimo di riuscire a portare dei bambini qua, perché oltre al problema della salute che spiegherà benissimo il fisico Lorenzo Bianchi, c'è un problema dovuto alle persone normali, non stanno normali in una vita di guerra. Ecco, quali sono gli ostacoli di quest'anno, visto che tutti gli anni c'è sempre qualche inghippo? Ma l'ostacolo è semplicissimo. L'ostacolo è il viaggio da Kiev al confine polacco, che non si sa se potrà avvenire in bus o in treno. Dopodiché si raggiungerà un aeroporto della Polonia e da lì verranno sicuramente all'aeroporto di Malpensa. Questo è l'unico ostacolo, perché la legge italiana, da me interpellato il responsabile del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mi ha detto: Tosi, Auban, voi non fate scorciatoie, voi fate il progetto. Cosa significa? Che la scorciatoia è: tu fai venire un bambino se ha il passaporto di un certo tipo che si chiama biometrico, lo fai venire qua, ma le responsabilità non te lo dice nessuno, è solo tua. Invece noi facciamo un progetto in cui si mandano tutti i documenti a Roma, dopodiché vengono approvati, si mandano a Kiev e da lì tutto viaggia a norma di legge, perché stiamo parlando di minori. Ecco, un'ultima domanda, non so, magari ne parlerà dopo, a livello di genitori, quest'anno c'è stata una richiesta, insomma, come sono le cose? Ma diciamo che questa è una grossa sorpresa che si svelerà solo questa sera, perché noi stiamo parlando di recupero dei viaggi dei bambini, non di adulti. Solamente di bambini, come abbiamo fatto in 21 anni portando 5.500 bambini in queste zone. Il nostro sogno è quello di proseguire con i bambini. Senti, alla serata dell'Auban, parlo piano per non disturbare, abbiamo incontrato questa ragazza, questa famiglia, insomma, tu e il marito, non avete figli e avete appreso, mi dirai, come hai conosciuto Auban e arrivate da Milano voi. Sì, esattamente, noi abbiamo conosciuto Auban diciamo su internet, appunto cercando durante il periodo della guerra in Ucraina delle associazioni del territorio che o comunque vicine insomma in qualche modo al territorio che si occupassero, che fossero appunto serie, radicate e che si occupassero appunto del tema dell'Ucraina. Abbiamo scoperto Auban leggendo un po' la storia dell'associazione, mi sono accorta di appunto della sua storia, di quanto fosse appunto una
un'associazione seria e abbiamo deciso in qualche modo di seguire insomma il progetto. Ecco, chiaramente, giustamente eravate un po' titubanti, nel senso che non sapete esattamente come comportarsi, infatti questa sera avete fatto delle domande proprio inerenti a questo, perché giustamente tu dici, noi siamo una famiglia che lavora e quindi come possiamo portare avanti la cosa, però credo che hai avuto una risposta stasera. Assolutamente sì, noi siamo appunto una coppia comunque giovane, insomma io ho 35 anni, mio marito 39 e siamo appunto di Milano, zona Bicocca, e quindi avevamo appunto un po' di domande, di perplessità che però sono state appunto risposte stasera e appunto ci hanno rassicurato che comunque il fatto che noi lavoriamo non è un problema, anzi è una normalità, nel senso e si può organizzare appunto attraverso gli oratori e comunque l'associazione stessa che non ci lascia soli, insomma. Continua il nostro ascolto tra la gente. Poniamo sempre l'attenzione sul nostro ospedale che preoccupa molto i cittadini. Cosa ne pensa dell'ospedale di Busto adesso, ad oggi? Purtroppo funziona malissimo. Abbiamo avuto in famiglia purtroppo bisogno ed è stato un disastro. Molto tempo fa o...? No, anche di recente, al pronto soccorso, attese lunghe, disguidi continui, e quindi cioè, sapere che tra 8 anni apre il nuovo ospedale, nel frattempo però bisogna salvaguardare tutti i servizi che esistevano una volta. Cambiato, l'ospedale di Busto è sempre stato un'eccellenza, venivano da mezza Europa a curarsi. Venivano dal sud, ma anche io ricordo quando ero ragazzo c'erano reparti che erano nominati in tutte le università italiane. Andrea, io sto ascoltando un po' di pareri su quello che è un argomento che non deve decadere, cioè io tutti i mesi ne parlo perché è un grosso problema a Busto. Si sta parlando da tanto tempo dell'ospedale nuovo, va bene, è una decisione che probabilmente è già stata presa e avrà il suo decorso, ma insomma si parla poco dell'ospedale vecchio e di come sta, mi sia consentito dire, morendo l'ospedale vecchio con tutto ciò che ne comporta. Lo vediamo dal pronto soccorso a vari reparti dove tutti fuggono, magari anche giustamente perché sono pagati poco, perché ci sono mille problemi. Tu cosa ne pensi? Non sei preoccupato di questa situazione? Ma fortunatamente non ho non ho avuto necessità di usufruire dei servizi dell'ospedale. Recentemente sento e leggo diversi articoli in merito e la situazione è preoccupante. È chiaro che negli ultimi anni si sta portando, diciamo, i pazienti a rivolgersi al privato. Questo mi pare che sia una delle linee guida, diciamo, di tutti, quasi tutti i governi che sono passati sia a livello nazionale che a livello regionale. Per quanto riguarda l'ospedale, chiamiamolo vecchio, a me piange il cuore pensare di doverlo abbandonare, perché comunque è una struttura importante e anche relativamente nuova. Secondo me si sarebbe dovuto intervenire su quella che è la struttura vecchia e cercare di ammodernarla e portarla avanti. L'ospedale nuovo è una decisione, come detto, probabilmente già presa. Sono dubbioso sia circa il posizionamento che sul fatto di fare un ospedale unico con sia di Busto che di Gallarate. Le difficoltà da ora alla l'entrata in vigore in funzione dell'ospedale nuovo preoccupano un po' tutti, anche perché c'è carenza di personale, quindi si è obbligati a rivolgersi al privato con tutto quello che ne consegue. Quindi aumento dei costi e sicuramente un decadimento di quello che era e dovrebbe essere uno dei fiori all'occhiello dell'Italia, che è la sanità pubblica. Allora, la situazione dell'ospedale di Busto penso che sia sotto gli occhi di tutti. Noi stiamo raccogliendo un po' di pareri
su quello che è l'ospedale di Busto adesso e su eventuali preoccupazioni che la gente ha a rivolgersi all'ospedale di Busto. Sì, io non sono un'esperta, da cittadina ricordo che era un'eccellenza, mi pare di avvertire da continui commenti che fuggono medici, le persone purtroppo con una struttura depauperata non vengono più curate nello stesso modo e questo è un grande dolore perché è come se si spegnesse un faro, il nostro era un bel faro, quindi io mi auguro che possano o provvedere nel frattempo che si farà un tipo di ospedale che non entro nei particolari perché non conosco il progetto, però certo così ne soffriamo tutti. Ecco, anche io non sono un esperto, però la domanda viene spontanea, cioè i soldi che danno le cooperative non potrebbero essere indirizzati ai medici e agli infermieri? Ma credo che questa cosa delle cooperative che si avverte in ogni settore è stato sicuramente un business, purtroppo però ha portato appunto a un impoverimento, non capisco ora dove si debba agire, però certo si deve agire se vorremmo un servizio migliore. I commercianti lamentano la continua maleducazione dei padroni dei cani. Odori e escrementi sono visibili. Tutti i giorni davanti alle vetrine. Dei negozi. Allora, c'è un po' di polemica ultimamente dei commercianti, perché giustamente si trovano magari spoccate le vetrine dai cani. Volevamo capire un attimino anche voi, che siete possessori di cani, cosa ne pensate? Siete attrezzati? Allora, ovviamente innanzitutto come l'essere umano deve essere educato, deve esserlo anche il cane, ma dipende chiaramente dal proprietario. Quindi io concordo sul fatto che se ci sono delle situazioni per le quali i commercianti si lamentano, bisogna provvedere in merito. Credo che la fase educativa è essere appunto attrezzati, avere i sacchettini, avere tutto quello che necessita, appunto per poter far sì che non si sporchi. Anche tanto. Insegnare il cane magari dove sono i posti, dove si può... Allora, insegniamo ai figli, ormai gli animali sono diventati un po' come i figli, no? Quindi insegniamo ai figli un'educazione, un comportamento, stessa cosa vale per l'animale. Quindi l'animale è ormai parte della famiglia, come tale se viene educato nel modo corretto, credo che a questo punto sia... Ecco, magari non è il suo caso, ma è difficile gestire i cani quando si abita in condominio? Ma guardi, in realtà condominio o casa non cambia molto, il concetto è educazione, esistono tra l'altro educatori cinofili, cioè quindi cosa vuol dire? Che educano il proprietario ad educare il cane. Il concetto deve essere educazione propria per poterla trasferire, se questo però non accade è ovvio che il cane fa un po' quello che vuole e quindi anche il padrone di fatto. Senta, voi siete possessori di cani, ecco, c'è un po' di disappunto magari da parte dei commercianti perché sporcano, perché magari non si trovano le contromisure. Voi cosa ne pensate di questo? Sicuramente non è colpa dei cani, no, è colpa dei padroni. Esatto, perché il cane non è incivile, è il bipede che è incivile. Perché noi andiamo in giro armati, io intendo quei sacchettini, esatto. Quindi, e abbiamo anche la bottiglietta volendo. Ah, ok, ecco un'altra cosa che manca. Non si deve dire quel cavolo di cane, per non dir peggio, ma quel cavolo di padrone del esatto. Cane. Che bisogna attrezzarsi, avere i sacchettini nella borsa, la bottiglietta d'acqua per pulire, è giusto perché la città va tenuta pulita, però purtroppo ce ne sono tanti che non la pensano come me, quindi è un disastro, è la realtà. Allora, lei che è un commerciante soffre più di altri questo problema, insomma, sì. Molti commercianti si lamentano appunto degli escrementi, dei cani, le pipì, soprattutto. Anche più gradino d'ingresso. Esatto, cosa ne pensi di questo argomento? È che ci vorrebbe un attimino sistemare questa situazione, perché non puoi, è una cosa indecorosa, davanti a un'attività che... Allora, degli odori. E nessuno pulisce, fa fatica a pulire. Cioè lei deve dedicare un po' di tempo la mattina solo per prima di aprire, sì. Poi stamattina te l'ho detto, guarda lì. Diciamo c'è l'abitudine al sacchetto ma non alla bottiglietta. C'è l'abitudine al sacchetto, quelle che ce l'hanno, ma tanti non lo usano neanche. E tanto meno la bottiglietta, sono pochissimi che usano la bottiglietta. Per la pipì va bene, ma per il resto, per il grosso ci vuole la paletta, cosa tira su bene. Lei che è un commerciante cosa ne pensa di questo problema? Anche lei deve sempre perdere un po' di tempo la mattina per pulire? Allora devo provvedere, diciamo non quotidianamente, però diciamo che settimanalmente la pulizia all'esterno la dobbiamo fare. Più che altro la pipì penso. Pipì?
principalmente sì, e alle volte anche escrementi lasciati degli animali che non sono stati raccolti dai padroni. Crede che sia proprio un problema di educazione del padrone? Penso proprio di sì, cioè proprio una questione di educazione. Non penso possa essere un altro tipo di problema se non quello, ecco. Che gli escrementi vanno raccolti, c'è una multa, quindi... Questa è la nostra ultima notizia. Vi ricordiamo che se volete collaborare sotto ogni forma, noi vi aspettiamo. Appuntamento al prossimo TG di Busto Web.